Buongiorno, entriamo nel vivo del dolore pelvico cronico e soffermiamoci sull'eziopatogenesi che è definita ormai univocamente come multifattoriale, poiché se capiamo la eziopatogenesi comprenderemo sicuramente meglio tutte le relazioni che seguiranno e quindi gli approcci terapeutici a vari livelli pelvici. Focalizziamo l'attenzione sulla pelvi e in particolar modo lo definiremo come un dolore avvertito nella regione pelvica, quindi a livello di un sistema non statico ma dinamico, multiorgano, dove l'apparato ginecologico, urologico, gastrointestinale, muscolo scheletrico sono coinquilini di uno stesso distretto. Da qui ne deriva l'approccio multidisciplinare e quindi il coordinamento dei diversi specialisti con differenti ambiti di competenza nei quali crediamo fermamente. Bene, dal punto di vista eziopatogenetico, l'eziopatogenesi è complessa e anche l'epidemiologia, perché circa il 15% delle pazienti in età fertile lamentano dolore pelvico cronico e circa il 10% delle pazienti che afferiscono l'ambulatorio ginecologico soffrono di dolore pelvico cronico, ma soprattutto molti milioni di dollari e molti milioni di sterline nel Regno Unito sono spesi annualmente per cercare di trattare questo tipo di pazienti. In realtà i dati della letteratura sono molto discordanti a causa dell'estrema soggettività dei sintomi che le pazienti affette da dolore pelvico cronico lamentano. E soprattutto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso la prevalenza della sintomatologia dolore pelvico cronico nel mondo e guardate come per esempio la dismenorrea è un sintomo più lamentato nei paesi dell'est Europa tipo la Bulgaria, molto lamentato nei paesi del nord Europa tipo la Svezia, a differenza invece della dispareunia dove è meno lamentata nei paesi del nord Europa tipo la Svezia, sia molto invece lamentata nel Nord Europa o nel Sud America. Per capire l'eziopatogenesi del dolore pelvico cronico è necessario fare un passo indietro e ricordare la fisiologia della percezione del dolore. È un argomento un po' complesso, vi chiedo di seguirmi e cercherò al massimo di semplificarlo. Il sistema nervoso centrale sappiamo tutti che è una struttura plastica e suscettibile di modificazioni in relazione agli stimoli algici e vigila sulla scena attraverso fibre periferiche viscerali, cioè quelle che non dipendono dal nostro sistema volontario e si ritrovano nell'apparato ginecologico, urologico, gastrointestinale e peritoneale, e quelle somatosensoriali che sono invece localizzate a livello superficiali con percezione del dolore e delle sensazioni tattili. I nervi pelvici sono ipogastrici, splancnici e pudendi, un ricco sistema che forma circuiti condivisi. Ed il dolore è una sensazione complessa, non sempre proporzionale all'intensità dello stimolo. I nocicettori, inoltre, sono terminazioni libere del nervo ampiamente diffuso sulle superfici delle mucose e della cute e sono veicolate dalle fibre A delta e C. Per capire cos'è il dolore pelvico cronico non possiamo fare a meno che spiegare cos'è un dolore nocicettivo, cioè un dolore pelvico acuto. E ho cercato di semplificare al massimo quello che accade quando una noxa, che può essere un recente focolaio di endometriosi, un traumatismo post laser terapia o diatermocoagulazione, un'infezione acuta da candida, un'infezione acuta da Escherichia coli, causa. Ebbene, nel dolore nocicettivo acuto, una noxa fa sì che vengano richiamate le cellule dell'infiammazione, dove però il mastocita è l'attore protagonista. Il mastocita è una cellula ricca di granuli che in relazione a uno stimolo nocicettivo acuto degranula numerosi fattori, citochine, bradichinina, triptasi, in particolar modo il nerve growth factor.
Il nerve growth factor attiva le fibrocellule C e A delta e le afferenze dolorifiche ascendenti arrivano al corno posteriore del midollo spinale. Da qui fasci spinotalamici raggiungono la corteccia cerebrale, in particolar modo la regione parietale del cervello, dove c'è la percezione dell'intensità e durata del dolore, e la corteccia frontale, dove invece si assiste alla interpretazione, memoria e risposta affettiva del dolore. Il tutto bilanciato da sistemi inibitori discendenti. Quindi questo schema ci deve far ricordare cosa accade nel sistema del dolore pelvico acuto. Ma quando un dolore da acuto diventa cronico, il dolore non è più nocicettivo, ma si definisce neuropatico. Linee guida ormai univocamente accettate del guideline sul chronic pelvic pain del febbraio 2012 hanno univocamente accettato la definizione di dolore pelvico cronico come quel dolore percepito in sede pelvica che perdura in modo continuo o ricorrente da più di 6 mesi. Con conseguenze frustranti nella sfera emotiva, comportamentale e sessuale, ma che, badate bene, indipendentemente da uno stimolo che lo ha iniziato, come può essere per esempio una noxa, un'infezione, e che funge da fattore di start, quando il dolore diventa cronico e quindi si autoperpetua come modulazione del sistema nervoso centrale, indipendentemente dalla causa di origine, lo definiremo dolore pelvico cronico. Quindi ci può essere uno start noxa, ma badate, solo quando questo perpetua e determina una modulazione del sistema nervoso centrale, il dolore diventerà neuropatico. E clinicamente a che cosa assisteremo? A 2 sintomi che sono una spropositata accentuazione di uno stimolo dolorifico, l'iperalgesia, e una percezione dolorosa di uno stimolo che normalmente non causa dolore, l'allodinia. Allora, quando c'è un dolore nocicettivo acuto, riassumo e ribadisco perché sono concetti fondamentali, fisiologicamente si attiva un neurone nocicettivo, la sensazione è una sensazione spiacevole e l'outcome è l'azione, ovvero la fuga dal dolore. Ma quando la noxa persiste e ha determinato un'alterazione che si autoperpetua a livello del sistema nervoso, ecco che il dolore diventa pelvico cronico con un rinforzo del network neuronale, la sensazione è un dolore, le pazienti lamentano sensazioni spiacevoli, frustranti da tempo, associate spesso a depressione, e l'outcome è la non azione, ovvero le pazienti tentano a limitare le loro funzioni normali per cercare di soffrire meno. Torniamo allo schema precedentemente detto, ma non più dolore nocicettivo, ma entriamo nel dolore pelvico cronico. Quindi la definizione dice che indipendentemente dalla noxa, quando si ha un dolore neuropatico, si assiste a una modulazione del sistema nervoso a vari livelli, quali i mastociti crescono, proliferano, decranulano molto, in particolar modo il nerve growth factor. Le fibrocellule A delta e C arborizzano, crescono, si chiama sprouting, aumentano le afferenze verso il sistema nervoso centrale. E guardate cosa succede anche a livello del nocicettore. Il mastocita degranula, il nerve growth factor agisce, interagisce col TRKA, che è un recettore dei nocicettori. I nocicettori a loro volta liberano neuropeptidi, che sono la sostanza P e il CGRP, che a sua volta fanno degranulare ulteriormente i mastociti. Quindi vedete come questo sistema cronicizzato agisce perpetuandosi. E la letteratura in effetti ci conferma questi dati.
Infatti, il gruppo belga di ANAF dimostra come il numero dei mastociti a meno di 25 micrometri dalle strutture nervose in pazienti affette da endometriosi profonde del peritoneo, dell'ovaio, dei legamenti uterosacrali e della vescica avevano un numero significativamente aumentato di mastociti, a differenza invece di biopsie eseguite in donne sane che andavano a effettuare un intervento di sterilizzazione tubarica, dove i mastociti non erano praticamente aumentati. E ancora, il nerve growth factor, che ho detto essere enormemente aumentato nelle pazienti affette da dolore pelvico cronico, è risultato spesso aumentato nelle pazienti che avevano problemi urinari cronici legati al dolore pelvico cronico. E anche, ho detto, lo sprouting, quindi la crescita delle fibrocellule C, istologicamente dimostrato, che aumentano nelle pazienti con endometriosi profonda. Siamo arrivati qui. Nel dolore neuropatico del dolore pelvico cronico i mastociti aumentano, degranulano molto, il nerve growth factor favorisce l'azione sulle fibrocellule a delta e C che a loro volta inducono una degranulazione aumentata dei mastociti, aumentano i fasci afferenti sul corno posteriore del midollo spinale, le afferenze dei fasci spinotalamici parietali e frontali, ma anche questa volta a livello della regione dell'insula, e aumentano i sistemi inibitori discendenti. Quindi le idee sembrano confondersi, in realtà ho iniziato dicendo che la pelvi deve essere immaginato come un sistema dinamico, e anche il dolore neuropatico del dolore pelvico cronico è un sistema dinamico dove la degranulazione mastocitaria aumenta, lo sprouting delle fibrocellule aumenta, le afferenze ascendenti aumentano e anche i fasci discendenti. E capire questi meccanismi sono fondamentali per capire dove poter agire a livello terapeutico. Un altro concetto importante è quello proposto da Brumonsky, che spiega come gli organi pelvici sono innervati da circuiti condivisi che si riflettono sulla propagazione dello stimolo nocivo da un organo pelvico danneggiato a quello adiacente. Vedete come una fibrocellula del colon può avere dei sistemi di afferenza al corno posteriore del midollo afferenti, ed infatti questo spiegherebbe la teoria della cross organ sensitization, ovvero spiegherebbe anche il fatto che pazienti affette da dolore pelvico cronico con compromissione del colon abbiano un risentimento vescicale, così come quelle affette da patologia ginecologica cronica possono avere un risentimento urologico. Cosa lamentano le pazienti affette da dolore pelvico cronico? Nell'ambulatorio afferiscono, dopo aver spesso girato molto, per cause variegate. Le pazienti hanno sofferto di cistiti ricorrenti, vaginiti ricorrenti, uretriti, endometriosi, adenomiosi, PID, esiti di ostetrice, episiografie o tagli cesarei, varicocele pelvico, sindrome aderenziali, sindrome del colon irritabile. E cosa lamentano? Sintomi molto diversi, ma molto limitanti nella vita quotidiana. Vulvodinia, disuria, stipsia, diarrea, alterazione dell'alvo, dispareunia, disagio della coppia e quindi anche infertilità. Per cui immaginiamo questo ambulatorio come un ambulatorio dove afferiscono pazienti che soffrono di un dolore cronicizzato e che spesso non riescono a trovare nel loro immaginario terapeutico un'alternativa risolutiva. La cartella clinica, mi soffermerò abbastanza su questo punto che può sembrare ormai di routine nell'ambito medico, ma che invece per questo settore multidisciplinare è un momento fondamentale. Il medico, e direi l'equipe multidisciplinare del dolore pelvico cronico, deve raccogliere l'anamnesi in un ambiente tranquillo, confortante, e mettere a proprio agio le pazienti che spesso frustrate non vogliono o si sentono a disagio nel raccontare la loro sofferenza. Le domande dovranno essere mirate, cercare di chiedere se ci sono stati pregressi interventi chirurgici, se la paziente soffre di allergie, intolleranze alimentari, allergia al lattice, come va di corpo, se soffre di patologie osteoarticolari
E nell'ambito ginecologico non possiamo che non chiedere se ha sofferto di vulvovaginiti ricorrenti. Spesso quella noxa che ha iniziato forse l'eziopatogenesi, la paziente la rimuove anche, quindi bisogna sollecitarla attraverso delle domande mirate. Chiedere com'è la sua mestruazione, se soffre durante il periodo mestruale o durante l'ovulazione, se il dolore nel rapporto sessuale è superficiale, per scarsa anche lubrificazione, o se è profonda e dobbiamo pensare a un focolaio endometriosico, una sindrome aderenziale, se il dolore è ciclico, se ci sono dei fattori scatenanti al dolore, se la paziente è stata trattata per un intervento diatermocoagulativo o laser terapia della vulva o del collo dell'utero, se pratica sport che effettuano un traumatismo sull'apparato ginecologico, la cyclette, lo spinning, se si sottopone regolarmente a screening di pap test e HPV test, se ha partorito, se ha subito un'episiografia o se il taglio cesareo è stato effettuato in urgenza o no e se assume terapia estroprogestinica. All'anamnesi urologica, invece, conferiscono altri tipi di domande. Bene, bisognerà chiedere quante volte urina, se si alza la notte per andare a far pipì, se l'urinare provoca dolore, se ha un senso di mancato svuotamento, se ha la necessità di spingere durante la manovra dell'urinare, quante cistiti ha avuto durante l'ultimo anno e se soffre di coliche renali. Non possiamo certamente esimerci da fare domande della sfera psicosessuale, certamente con molta attenzione e garbo, in particolar modo se soffre di depressione, da quanto, se ha vissuto esperienze sessuali non desiderate, quanti partner ha avuto, qual è il suo livello del desiderio, qual è la sua educazione familiare, dove è cresciuta e se il partner la supporta durante questo periodo. L'esame obiettivo ginecologico è un momento importante, l'ispezione della vulva è preferibile eseguirla a luce naturale per escludere la presenza di micosi negli angoli tra le piccole e grandi labbra, lesioni lichenoidi, micropapillomatosi vestibolari. Lo swab test prevede attraverso un banalissimo piccolo cotton fioc la apposizione del cotton nella regione imenale come se fosse un quadrante dell'orologio alle ore 3, 5 e 7 e spesso le pazienti affette da vulvodinia saltano alla solo sfioramento del cotton. La valutazione del pavimento pelvico è importante, il dolore neuropatico determina un ipertono muscolare spesso reattivo. È importante osservare il perineo, se è breve, spesso nelle pazienti affette da dolore pelvico cronico, che è quella distanza tra la regione vestibolare e la regione anale. E poi, col dito indice, valutare a livello vaginale l'ipertono, sfiorando le pareti laterali della vagina, per valutare l'ipertono dell'elevatore dell'ano. L'esame speculare non può essere evitato. È necessario studiare e valutare la porzione uterina, eventuali focolai di endometriosi anche visibili ad occhio nudo, e l'esame bimanuale per studiare e valutare la versione uterina, la mobilità dell'utero, l'eventuale palpazione di focolai endometriosici del setto retto-vaginale. L'esame urologico invece prevede la valutazione del trofismo uretrale e l'esame bimanuale serve a valutare l'incoordinazione vescico-sfinteriale e le contratture perineali chiedendo di simulare la minzione. Alle nostre pazienti che afferiscono all'ambulatorio del dolore pelvico cronico, mentre gli specialisti elaborano le informazioni che sono state espresse, chiediamo alle pazienti di accomodarsi in una stanza adiacente dove in assoluta tranquillità possano rispondere a un questionario ormai convalidato dall'Associazione Italiana Vulvodinia dove tranquillamente esprimono la loro percezione del dolore, che può essere dal dolore percepito come bruciore, trafittivo, puntorio e soprattutto sulla visual analog scale segnare a che punto del dolore loro si risentono riconosciute. Ed ancora siamo abituati a consegnare un foglio dove possono esprimere sia in maniera grafica che scrivendolo a parole la loro sensazione del dolore. E questa è una nostra paziente che si è rappresentata come un fiore appassito e che vorrebbe tornare ad essere in una condizione di normale vitalità.
Quali sono gli esami diagnostici da richiedere? Sicuramente, per quanto riguarda l'ambito ginecologico, un tampone vaginale completo, pap test e HPV test, esame ematico per lo screening degli anticorpi clamidia trachomatis, un'ecografia ginecologica a secondo livello per valutare impianti endometriosici profondi, marcatore, anche se sappiamo non molto sensibile, il CA125 dell'endometriosi, spermiocoltura al partner. Gli esami urologici sono l'esame urina e l'urinocoltura, il citologico delle urine su tre prelievi, un'ecografia renovescicale e spesso la cistoscopia con eventuale biopsia. Quelli generali possono andare da esami per escludere una presunta celiachia, il coproparassitologico delle feci, un'ecografia addome completo e a volte, spesso, anche una consulenza psicologica. Quindi, quali sono le conclusioni? Take home message. La pelvi deve essere intesa come un sistema dinamico, multiorgano, con una stretta rete neuronale condivisa, la cross-organ sensitization. Il viraggio da dolore pelvico acuto a cronico sottende un complesso meccanismo neuroimmunopatologico. Lo start NOXA ha un ruolo cruciale nell'innescare il meccanismo, anche se l'auto-perpetuarsi del danno è indipendente da esso. E infine, ma credo che sia il più importante, l'approccio multidisciplinare urologo, ginecologo, gastroenterologo, fisioterapista, seppure di non facile attuazione nella pratica clinica, semplificherebbe e accorgerebbe i lunghi tempi complessi percorsi da queste pazienti. Grazie.